dall'Agenzia delle Entrate, così il sindaco di Domo sulle voci di una possibile chiusura degli uffici di Via Romita. Il progetto del nuovo ospedale presentato in un clima di collaborazione avrà 353 posti letto e costerà 145 milioni di euro. Crepe negli stabili più prossimi alla ferrovia, la segnalazione arriva da Arona, lamentele anche per i rumori. Avvio di stagione teatrale col botto per la fabbrica di Villa d'Ossola, scroscio di applausi per una giornata particolare. Negli anticipi di Serie D finisce 1-0 per il Cuneo al Pedroli contro il Verbania, 1-1 nel derby tra Gozzano e Borgosesia. Il cusiano Leonardo Merio, centrocampista della primavera della Juve, ai nostri microfoni dopo l'esperienza di Siviglia. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. Il sindaco di Domo d'Ossola Pizzi rassicura sulle voci di una possibile chiusura dell'Agenzia delle Entrate in città e dice: stiamo lavorando a una soluzione migliorativa. Entro fine gennaio tutto sarà risolto. Non perderemo l'Agenzia delle Entrate. Lo dice Lucio Pizzi spegnendo le voci di una possibile chiusura degli uffici dell'Agenzia ricavati al terzo piano del palazzo di Via Romita a Domo d'Ossola, palazzo che ospita anche l'Unione Montana. Il sindaco domese risponde così ai timori sollevati. Di chiusura si era parlato a fine ottobre. L'Unione Montana delle Valli dell'Ossola sosteneva di aver sollecitato più volte il comune domese a regolarizzare la questione giuridica della sede dell'ex comunità, di cui l'ente comunitario non è proprietario. Una polemica innescata perché Domo d'Ossola non ha ancora deciso se entrare nell'Unione e, soprattutto, si sta tenendo quella parte di quota dei ristorni dei frontalieri che andava all'Unione. Ora anche Claudio Rappetti Lombardo, esponente della lista Cattrini, ha rilanciato i timori di chiusura dell'Agenzia. Occorre rinnovare la convenzione, ha detto Rappetti. I costi per tenerla sono di circa 50.000 euro l'anno, ma gli sportelli sono importanti, visto che registrano 14.000 accessi l'anno. Il sindaco Domese Pizzi ha però ribadito la sua linea in difesa dell'Ossola. L'Agenzia delle Entrate è un valore aggiunto per la valle, ha detto Pizzi. Gli sportelli decentrati non saranno chiusi. Stiamo lavorando ad una soluzione migliorativa. Siamo in contatto con i dirigenti provinciali dell'Agenzia, ai quali ho chiesto una proroga dell'attuale situazione sino a fine marzo, ma entro fine gennaio tutto sarà risolto. Sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano Corso Mamelia Intra e sono finiti al Dea del Castelli. È successo intorno alle 15 di oggi all'altezza della fermata dell'autobus. La coppia e un uomo e una donna di mezza età è stata soccorsa dal 118. Sul posto gli agenti della Polstrada per i rilievi e la polizia municipale per dirigere il traffico. I carabinieri di Borgo Ticino hanno denunciato una 42enne residente ad Arona resasi responsabile di fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale. Ieri la donna, mentre percorreva la via stazione di Borgo Ticino alla guida della propria auto all'incrocio con la SS32, ha urtato un ciclista, un 48enne residente in provincia di Milano, provocandone la caduta e allontanandosi senza prestare soccorso. Fortunatamente nulla di grave, solo contusioni e qualche scoriazione per il ciclista, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Borgo Manero. Nel frattempo i carabinieri di Borgo Ticino, giunti prontamente sul luogo dell'incidente, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e anche grazie all'aiuto di alcuni testimoni hanno in breve tempo identificato e rintracciato la responsabile dell'accaduto, procedendo nei suoi confronti a termini di legge. Ed ora torniamo sulla presentazione di ieri del nuovo ospedale di Ornavasso, che sembra mettere tutti o quasi d'accordo. I numeri: 353 i posti letto, più degli attuali, 50.000 i metri quadrati di superficie e costo stimato 145 milioni di euro. Tutti d'accordo o quasi sul nuovo ospedale del VCO. Sembra così almeno a chi ha partecipato all'incontro dell'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta con il vicepresidente della regione Aldo Reschigna e sindaci del VCO. Il progetto, seppur a grandi linee, è stato presentato in un clima molto diverso da quello carico di tensioni che si respirava poco più di un anno fa, quando si parlava di sacrificare uno dei due ospedali tra San Biagio e Castelli. Lo ha fatto notare il segretario della CISL Luca Caretti. Prendiamo atto di una scelta che unisce il territorio. Il sindaco di Verbania Silvia Marcello
Marchionini ha commentato: con questo progetto guardiamo al futuro e quello di cui il territorio ha bisogno, notiamo anche come i tempi fino ad ora siano stati rispettati. Piena collaborazione dal comune di Ornavasso, dove sorgerà il nuovo ospedale, come ha confermato il primo cittadino Filippo Cigala Fulgosi. Partecipando ai tavoli tecnici ho riscontrato un alto livello di professionalità. Per quanto riguarda la strada di collegamento tra la superstrada e l'ospedale, sarà il comune a seguire il progetto. Il prossimo 13 dicembre è previsto un incontro con l'ANAS, che si è detta disponibile a inserire la realizzazione del nuovo svincolo nel piano degli investimenti. Cigala Fulgosi ha anche ribattuto alle critiche mosse dall'ex senatore Walter Zanetta, che aveva già evidenziato come l'area sia collinare e quindi non ideale, in particolare per i costi aggiuntivi che comporterà la realizzazione del parcheggio multipiano. Ma venendo ai numeri del nuovo ospedale, in tutto i posti saranno 353, attualmente la somma dei posti letto di San Biagio e Castelli è di 265. Saranno previsti 50 posti letto post-acuzia, in modo da creare il fulcro della rete ospedaliera integrata con la rete di assistenza territoriale. I metri quadrati totali saranno 50.000, di cui 16.000 per la degenza e 14.000 per diagnosi e terapie. Si svilupperà su 3 o 4 piani e l'impronta terra sarà di 15.000 metri quadrati. Altri 10.000 saranno destinati al parcheggio pluripiano. Secondo le prime stime costerà 131 milioni di euro per la parte ospedaliera e 14 milioni di euro per il parcheggio. Per arredi e tecnologie si recupererà parte di quelle in uso e l'acquisto della parte restante costerà 18 milioni di euro. Altri 10 milioni serviranno per tutte le nuove grandi attrezzature. Essendo un progetto di partenariato misto, pubblico e privato, il finanziamento pubblico non potrà superare il 30% del totale, cioè 51 milioni di euro. Il prossimo passo significativo sarà entro gennaio la presentazione del piano economico finanziario. E ieri l'assessore regionale alla sanità, prima della presentazione del nuovo ospedale, ha visitato e commentato positivamente la Casa della Salute di Cannobio. È stata per noi l'occasione per un bilancio dell'attività della struttura a un anno praticamente esatto dalla sua apertura. I cannobiesi possono trovare molti servizi, alcuni diciamo in convenzione col servizio sanitario, e sono soprattutto il servizio prelievi e alcuni servizi diciamo infermieristici, quindi possibilità di intramuscolo, possibilità di fare i vaccini, e altri servizi specialistici, per cui abbiamo alcuni specialisti che più volte alla settimana sono presenti nei nostri ambulatori, per cui abbiamo l'urologo, il ginecologo ed altri specialisti. Poi c'è un'altra serie di servizi che sono a pagamento e sono specialisti delle varie discipline che naturalmente prestano il loro operato all'interno della nostra struttura. Ed è un servizio molto valido perché garantisce ai cittadini cannobiesi di avere questi specialisti vicino a casa, senza dover ricorrere ai mezzi pubblici, alle liste d'attesa per andare nel Servizio Sanitario Nazionale. Devo dire che a un anno dall'apertura la fondazione e la Casa della Salute funzionano e funzionano veramente bene e abbiamo questo grande riscontro da parte di tutti i cittadini cannobiesi. Parlava di obiettivi futuri, quali sono quelli a più breve scadenza? Allora, breve scadenza, dal punto di vista puramente burocratico, il mese di dicembre è importante perché si lavora a bilancio di previsione 2017, quindi è importante anche chiudere questo primo anno nella nuova struttura perché ci darà l'opportunità di capire esattamente le esigenze anche per il futuro, diciamo da una parte di livello gestionale. Per quello che riguarda invece la parte progettuale, si aprirà un ventaglio di ipotesi importante nella speranza di poter costruire nuovi progetti, consolidare gli esistenti, che già ce ne sono parecchi, ma anche muoversi verso nuovi obiettivi e soprattutto anche visto il fatto anche della partecipazione della Fondazione Comunità Attiva al progetto Welfare di Comunità. Crepe negli stabili più prossimi alla ferrovia. La segnalazione arriva da Arona. Da qualche tempo denunciano crepe negli stabili gli abitanti di Arona che risiedono accanto alla linea ferroviaria del Sempione Milano-Domodossola. La causa sarebbe da individuare nei treni in transito, in particolare quelli che trasportano merci. La segnalazione è arrivata anche all'Associazione Pendolari Milano-Domodossola, che ha fatto sua la protesta nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana. Le più colpite sono le residenze ubicate proprio ai lati della linea, ma rilievi hanno evidenziato fessurazioni anche a centinaia di metri dalla ferrovia. Se ne è fatto interprete anche il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, quello di Meina, Fabrizio Barbieri, e il vice sindaco di Lesa, Augusto Bertolio.
Insieme ai vertici dell'Associazione Pendolari Domodossola Milano hanno incontrato i vertici di RFI, ai quali sono state fatte rilevare le criticità emerse attraverso una precisa documentazione fotografica. Lamentele sono state avanzate anche per i rumori, in particolare al passaggio dei treni merci che si percepiscono nelle ore notturne. Per quanto riguarda Rona, la richiesta formulata è che i treni merci rispettino una velocità più moderata al passaggio nel centro abitato. La risposta da parte dei funzionari di Rete Ferroviaria Italiana è che il problema del rumore è all'attenzione del Ministero dell'Ambiente. I tempi però non sarebbero per niente tempestivi. Il problema rumore su Rona verrebbe risolto 8 anni dopo la stesura del progetto e la sua approvazione. Gli stessi tempi potrebbero essere riservati sia per Meina che per l'ESA. I vertici di RFI si sono dati 3 settimane di tempo per studiare le problematiche e per mettere mano ad iniziative atte a risolverle, se non totalmente, almeno per limitarle il più possibile. Trascorso tale periodo, i vertici dell'ente ferroviario si sono detti disponibili ad incontrare di nuovo gli amministratori locali per fornire loro le adeguate risposte alle segnalazioni avanzate. Domani elettori chiamati al voto per il referendum sulla riforma costituzionale, le istruzioni per l'uso, ricordiamo che i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, trattandosi di referendum costituzionale confermativo non è previsto dalla legge un quorum per la sua validità, l'esito referendario sarà comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori. Per votare occorre presentare un documento di identità e la tessera elettorale, nel caso in cui quest'ultima fosse stata smarrita oppure non abbia più spazi liberi per apporre nuovi timbri, si potrà chiederne una nuova agli uffici comunali che resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto. A causa di un guasto all'impianto termoidraulico della scuola primaria di Via Fogazzaro, il sindaco di Stresa ha emesso un'ordinanza in cui si dispone la chiusura dell'edificio martedì prossimo 6 dicembre, al fine di consentire lo svolgimento degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto. Accese ieri sera le luminarie a Intra, dove il Natale profuma di lavanda, allestiti infatti un mercatino e un villaggio lilla fino all'11 di dicembre. Intra si è ufficialmente accesa, possiamo dire che i weekend natali, pre-natalizi sono iniziati. È partito sicuramente bene, direi, perché tutte le lampadine si sono accese e siamo anche così positivamente colti da questa coreografia. I commercianti si sono messi insieme e hanno dimostrato di voler collaborare. E questa è la cosa secondo me più rilevante, perché vuol dire che c'è spazio per una collaborazione tra di loro e tra loro stessi, le associazioni come Cuore di Donna e con l'amministrazione comunale naturalmente, che è intenzionata a sostenerli. Speriamo che cresca ulteriormente. Le luci sono accese, le casette sono pronte, insomma non resta che da vivere questi giorni prenatalizi in allegria Intra. Dai, speriamo che sia così, 10 giorni tirati uno dietro l'altro, speriamo che siano di auspicio e più che altro non piova, perché è ovvio, dopo la settimana scorsa d'acqua, speriamo questa che sia la migliore, quindi avanti così tutti. I commercianti hanno risposto al vostro appello per le luci e hanno contribuito direttamente? Sì, hanno contribuito, abbiamo raggiunto il numero di persone che hanno collaborato, ovvio sempre con i problemi pro e contro, però siamo contenti dei nostri colleghi che si sono avvicinati all'evento, hanno aiutato, hanno collaborato. Purtroppo per televisione non lo possiamo far sentire, ma qui c'è un profumo di lavanda che insomma invoglia vedere queste bellissime casette. Diciamo una cosa particolare, qualcuno dice che ovviamente la lavanda non è natalizia, però noi pensiamo al contrario, che sia un'alternativa, il lilla sia una nuova colorazione del Natale dal solito rosso. E restiamo a Verbania per il taglio del nastro stamattina della 13ª mostra della Camelia Invernale a Villa Giulia, che prosegue fino a domani. Esposte una 60ina di varietà e diversi gli eventi collaterali tra arte, incontri e tour alla scoperta del patrimonio botanico del territorio. Villa Giulia, mostra della Camelia Invernale. Con Savioli facciamo allora il punto su questo mondo della Camelia Invernale. Siamo alla 13ª mostra, la Camelia Invernale siamo partiti che quasi nessuno la conosceva,
per cui sicuramente abbiamo avuto un ruolo culturale credo abbastanza importante, perché comunque anche la stessa produzione e le vendite nei confronti di 10 anni fa sono aumentate. La ricerca degli appassionati della camelia per questo fiore, per questa pianta che fiorisce in un momento in cui il giardino ormai va a riposo e riesce a dare colore, come del resto anche molte altre essenze nel giardino d'inverno. Purtroppo io mi rendo conto che negli ultimi decenni manca molta cultura riferito soprattutto alle nuove generazioni nel settore dell'ambiente e chiaramente dei giardini e anche della conoscenza di tutte le piante. Si è alzato il sipario sulla stagione teatrale della fabbrica di Villa d'Ossola con uno spettacolo che è molto piaciuto al pubblico. Prossimo appuntamento mercoledì e poi c'è il musical di Natale, aperte le prevendite per Rapunzel. Partenza di stagione teatrale col botto per la fabbrica di Villa d'Ossola. È piaciuta e come se è piaciuta la commedia impegnata Una giornata particolare di Ettore Scola e Ruggero Maccari con Giulio Scarpati e Valeria Solarino. Bravissimi, applauditissimi protagonisti che hanno tenuto testa al confronto cinematografico con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Il confronto ce lo siamo voluto, ce lo siamo cercato, diciamo, come si dice. Era inevitabile, ma anche una bella sfida. È chiaro che, meno dal mio punto di vista, Mastroianni per me resta un mito assoluto in questo film, però il fatto che sia teatrale non è una differenza da poco, insomma. Che cosa le piace del suo personaggio, Antonietta? Beh, è una donna che mi fa una tenerezza infinita, è una donna del popolo, ignorante, semplice, anche molto diretta, molto ingenua e molto sola anche, che trova in Gabriele, insomma, la persona che le fa scoprire di esistere, no? Perché lei è sempre al servizio degli altri, è la serva del marito, dei figli, della casa. Protagoniste sono due storie umane, quelle di Antonietta e di Gabriele, radiocronista gay, discriminato, disoccupato. Sullo sfondo l'incontro tra Hitler e Mussolini a Roma. È uno spettacolo dove si ride anche molto, perché è uno spettacolo che mette insieme la voglia di vivere anche di questi due personaggi, che in realtà sono disperati per la loro condizione, ma hanno dentro di sé una voglia di riscatto, cioè lui di... E questo contrasto, per cui nel momento si passa dalla malinconia, dal dramma, dalla sofferenza, invece all'euforia, al ballo, insomma, è anche il bello di questo spettacolo, che secondo me, a differenza del film, proprio perché è teatro, ha in questa alternanza di toni una capacità forse di rendere meno cupo, non meno tragico ovviamente il destino di questi due, ma comunque un po' meno cupo. Non è un omaggio postumo a Scola, che aveva discusso del progetto con l'amico Scarpati. E ci è dispiaciuto quando, appunto, una volta iniziate le prove, Ettore dopo 2 giorni è venuto a mancare, quindi anche il dispiacere di non poter far vedere a lui quello che, di cui siamo anche molto orgogliosi, insomma, e quindi sapere anche un suo giudizio, insomma, ci avrebbe fatto ovviamente immensamente piacere. Lo spettacolo ha raggiunto il 98,10% di gradimento del pubblico, quasi un unplane. La platea ha apprezzato la scelta iniziale, il commento dell'assessore alla cultura Marcello Perugini, che si è detto soddisfatto, che ha raccolto gli apprezzamenti diretti di chi era in sala e ha sottolineato il finale noto a chi aveva visto il film, ma comunque molto emozionante. Prossimo appuntamento con il teatro alla fabbrica, mercoledì prossimo con Massimo Ghini in Un'ora di tranquillità, una commedia brillante ancora disponibile qualche posto sulle gradinate. Infine il teatro di Villa si prepara al musical di Natale, aperte le prevendite per Rapunzel, uno spettacolo per tutta la famiglia che saprà emozionare grandi e piccini. L'appuntamento con il pomeriggio da Fiaba è per il 18 dicembre alle 16. Anche quest'anno nei paesi della Valle Anzasca si festeggia solennemente la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei minatori. Sono oltre 50 anni che le ultime miniere d'oro sono state chiuse, ma il ricordo dei minatori e la devozione per Santa Barbara restano immutati. Oggi la cerimonia rigorosamente al freddo e al gelo al Ribasso Morgen. Domani, giorno di Santa Barbara, dalle 10 a Pestarena, messa, processione e presentazione dell'annuale foglio d'oro che racconta la storia e i personaggi della miniera, a
cura dell'associazione Figli della Miniera. A Barzona di Calasca alle 14.30 vesperi e processione, a Borca presso la Miniera d'Oro della Guglia alle 15 Santa Messa in ricordo dei minatori, celebrata direttamente all'interno della storica miniera. E nuovo appuntamento con il sommelier del VCO nei giorni scorsi a Stresa per una serata di degustazione dedicata al più famoso spumante spagnolo e ai formaggi dal peggio. A Is VCO intanto si prepara la cena di Natale aperta a tutti e con finalità benefica. Coperti i costi vivi, il ricavato sarà devoluto all'oncologia di Verbania. Di cava e dal peggio è la serata andata in scena nei giorni scorsi a Stresa all'Hotel des Îles Borromées, promossa dalla delegazione del VCO dell'Associazione Italiana Sommelier, che ha voluto proporre un abbinamento inusuale, quello tra formaggio e spumante. Il cava è lo spumante metodo classico più famoso della Spagna. Parliamo un po' della storia della Spagna, di come si colloca nella regione del Penedès, di come vengono coltivate le sue uve, di come viene realizzato questo prodotto, lo spumante proprio più famoso e più esportato della Spagna. Particolarissime le uve dei vini scelti. Si trovano solo prevalentemente in quella zona del Penedès, quindi sono Macabeo, Xarelo e Parellada. Il Macabeo che dà note agrumate, acidità, freschezza, e la Xarelo struttura e la Parellada tende a conferire un po' di fruttato. Accanto al cava in degustazione l'oro degli alpeggi. Non poteva sicuramente mancare il nostro formaggio principale della nostra zona, quindi il Bettelmatt, poi una fontina d'alpeggio, poi siamo andati in Valtellina con un bitto storico, poi nelle valli di Moena col Puzzone d'Alpe di Malga e poi sempre lì nella zona un po' sotto verso Trento abbiamo il Vezzena d'alpeggio. E poi un formaggio del sud, un caciocavallo podolico. Intanto Is VCO si prepara la cena di Natale che è aperta a tutti, quando sarà e come sarà organizzata. Allora è aperta a tutti, questo come sempre, sarà il 15 di dicembre che è un giovedì alla Stella di Domodossola. Quest'anno abbiamo fatto tutto in casa, siamo voluti rimanere in Valdosso anche perché abbiamo un ristorante molto bravo, molto importante, con una cantina eccezionale, abbiamo detto perché andare tanto lontani, rimaniamo in casa e la facciamo qui. Gli Angeli dell'Ospice organizzano per domani e domenica nella sala parrocchiale di Madonna di Campagna a Pallanza un tè di Natale con gara di torte a scopo benefico. Dalle 15 la consegna dei dolci da parte dei concorrenti, tema sarà il Natale, alle 15.30 la premiazione e la vendita delle torte. E pagina sportiva interamente dedicata al calcio. Oggi si sono giocati gli anticipi di Serie D che vedevano coinvolti Verbania e Gozzano. La squadra di Erbetta è stata sconfitta al Pedroli dal Cuneo. Vince 1-0 il Cuneo nella sfida dell'anticipo di Serie D in quella di Verbania. Prima della gara viene premiato il dirigente del Verbania Giovanni Maruzzi per il suo compleanno e per gli anni della Serie C del Verbania vengono premiati Claudio Maioni e Mario Casna. Il Verbania gioca con la maglia blu e i pantaloni gialli per commemorare la squadra della Chapecoense che è perita tragicamente nell'incidente aereo in settimana. Il gol che decide la partita arriva all'ottavo del primo tempo, bella palla in profondità del giocatore del Cuneo Rofino che trova De Sena che salta Nasali e poi in aria batte imparabilmente Beltrami. Termina così 1-0 la gara del Pedroli. Al Dalberstas invece pareggio per 1-1 tra Gozzano e Borgosesia. Termina con un pareggio 1-1 il derby del Stadio d'Albertas tra il Gozzano ed il Borgosesia. Succede tutto a cavallo di 21esimo e 23esimo. Al 21esimo il vantaggio ospite, punizione battuta rapidamente da Di Lernia. Signorini è miracoloso su vita, Zamparo però ribatte in rete. Due minuti dopo il gol dell'1-1. Splendida sponda di Zerbin per Emiliano. Semi rovesciata che finisce sotto l'incrocio dei pali per il gol dell'1-1. Nella ripresa meglio il Gozzano che sfiora il 2-1, in particolar modo al 27esimo quando Le Noci a tu per tu con Libertazzi coglie un clamoroso palo e al 38esimo quando lo stesso Libertazzi è miracoloso sulla deviazione di Testardi. Daniele Piovera ha incontrato sulle rive del Lago d'Orta il cusiano Leonardo Merio, centrocampista della Juventus che nei giorni scorsi è stato portato da Allegri a Siviglia per la gara di Champions dei bianconeri.
Leonardo Merio e la Juve, una storia d'amore nata di fatto dalla culla. Cosa hai provato quando Allegri una settimana fa ti ha detto: ragazzo, tu domani vieni con noi? Beh, sicuramente, come già detto, essendo tifoso juventino da quando sono nato, sicuramente è stato bellissimo, è stato veramente un sogno che si realizzava, poter allenarmi, ma soprattutto conoscere persone come Marchisio, Buffon, che magari vedevi solo alla tele o alla play. Quindi è stato veramente un sogno che si è realizzato, bellissimo. Umanamente, come li hai trovati questi campioni che quando tu eri piccolino ti sembravano inarrivabili? Beh, umanamente, dal lato umano, ma vabbè, quello calcistico non ne parliamo nemmeno. Dal lato umano si sono dimostrati veramente delle grandissime persone, perché anche con noi ragazzi della primavera, che magari saliamo per qualche allenamento, ci parlano, ci fanno conoscere com'è l'ambiente della prima squadra, quindi sono stati veramente delle grandi persone. Tu hai scelto la Juve, ma potevi anche finire al Torino, insomma, sei partito da Omegna alla Ramatese, poi questa chiamata. Esatto, credo 5-6 anni fa ho fatto un provino per il Torino ed era andato bene, abbiamo giocato due amichevoli e le ho fatte entrambe molto bene, solo che al termine dell'ultima amichevole c'è stata una chiamata da parte della Juve, quindi io di fede juventina non ho potuto rifiutare, certamente. Dicono che assomigli tanto a Claudio Marchisio, no? Sì, esatto, essendo anche il mio idolo, mi ispiro a lui come persona, ma anche, vabbè, come calciatore, fuori dubbio. Però come persona soprattutto, perché è un grande uomo, una grande persona. La maglia bianconera, ma anche la maglia della nazionale, perché hai fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili. Esatto, quest'anno abbiamo fatto due partite, contro l'Olanda e contro l'Austria. Una pareggiata e una vinta. E quando indossi la maglia azzurra è tanta roba, tanta roba. Cosa ti aspetti adesso dal tuo futuro? Ma io non faccio programmi perché vivo la giornata, sinceramente, perché non sai cosa può riservarti il futuro. Però quello di dare ogni giorno il 200% in allenamento, a scuola, in ogni ambito, perché il lavoro paga, sempre. Adesso speri di essere convocato anche per Cardiff, no. Il 4 di giugno. No, non faccio programmi, viviamo la giornata, dai. Ci fermiamo qui per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi e buona domenica. Thank you.